Alla fine ha lanciato un messaggio di speranza, ha detto: forse è finito il tempo del sonno. Sì, Il lungo sonno, che come lei sa meglio di me è il titolo di un romanzo di Chandler, forse è finito, perché è finito un ciclo e forse perché il grande incantatore ha perso una parte delle sue facoltà medianiche di incantamento, quindi è possibile che si rimetta in moto la politica, quella vera, non quella delle parole. È Corrado Augias che con questo augurio ha chiuso il primo incontro del ciclo di appuntamenti di Teatro Trenta e Lode, il progetto che per il quinto anno consecutivo promuove il teatro all'interno delle università. Agevolazioni per gli studenti per riportarli al teatro, perché non sempre è semplice indurli ad andare a teatro, sono abituati ad altri tipi di frequenza, il teatro spaventa sempre un po', i prezzi sono alti e quindi bisogna comunque far circolare un altro modo di vedere e di partecipare al teatro. Lo scrittore e giornalista, impegnato in questi giorni a teatro, in rassegna stampa, ciò che sappiamo e che non sappiamo degli ultimi 7 giorni, per l'occasione ha inscenato il suo spettacolo nella facoltà di Scienze Umanistiche della Sapienza. La sua rassegna stampa è una rassegna stampa che mira più a comparare che a commentare. Io credo che la comparazione delle testate serva, parli da sola per così dire. Ecco, se uno compara, mette a confronto varie testate, i fatti vengono fuori automaticamente, non c'è bisogno di commentarli. Come è la situazione della stampa italiana anche rispetto ai nuovi media? Stampa scritta, intendi? Beh, la stampa scritta, una parte della stampa scritta barcolla sotto il peso dei nuovi media, un'altra parte regge, ma non c'è dubbio che ci troviamo, e per gli uni e per gli altri, in una fase di passaggio, come del resto la stessa cosa accade per i libri. Oggi il mercato del libro elettronico è 0-1, ma non c'è dubbio che in capo a 3 o 4 anni anche il libro elettronico, come la stampa elettronica, prenderà una fetta considerevole. Intuire come l'accento viene posto sulla notizia per capire i fatti della nostra attualità. È questo il consiglio che Augias ha offerto agli studenti sensibili al mondo del giornalismo. La libertà formalmente c'è, fortunatamente. Semmai c'è qualche volta quel fenomeno curioso, difficile che si chiama autocensura, in questo senso, perché l'atmosfera, l'aria che circola pesa molto su chi deve scrivere le notizie.